TG Poker, speciale People's Poker Tour. Siamo a Nova Gorica per la seconda tappa del PPT 2011 e con i microfoni del TG Poker siamo andati ad intervistare l'AD di Microgame Fabrizio Daloia. Sentiamo cosa ci ha detto. Siamo a Nova Gorica, siamo alla seconda tappa del People's Poker Tour 2011, un successo senza precedenti. Ogni record è stato frantumato, anche quello precedente di soli due mesi fa di Karin Skregore, che sembra ormai lontano anni luce. Abbiamo superato la barriera psicologica dei 400 iscritti, siamo contenti che l'organizzazione ha retto al meglio in questa splendida cornice del Casino Perla. Io so che parlando anche con gli organizzatori del casinò si guardavano anche tra di loro stupiti. 400, 410, 413 numeri qui al Casinò Perla, che è la poker room più grande d'Europa, mai visti. Costruiamo la dépendance del casinò per il prossimo PPT? È probabile che dovremo rivedere il calendario se il trend continuerà in questo modo, perché alcune location molto carine che avevamo scelto probabilmente avranno qualche seria difficoltà logistica se il numero di iscritti continuerà a crescere con questo ritmo. Certo Fabrizio, io ti volevo dire una cosa, ho letto con piacere e leggo con piacere il magazine di People's Poker che viene edito con successo, è bellissimo tra l'altro, ricco di informazioni, e ho letto il tuo editoriale di questo numero e c'è una frase che mi ha colpito che voglio leggere. Tu hai scritto a un certo punto: il nostro obiettivo è rendere un servizio che facesse vincere al di là dell'esito del torneo. E c'erano esempi di vincere per l'esperienza, vincere... Il riconoscimento è sicuramente una componente importante di qualsiasi manifestazione sportiva e il poker non è da meno. Non è importante vincere, è importante partecipare, è importante riconoscere ad ognuno i propri meriti. Quindi People's Poker non è soltanto premio in denaro per coloro che hanno la fortuna di finire nella bolla, ma anche il riconoscimento a quelle che sono le caratteristiche umane di ogni giocatore che con noi partecipa a questa esperienza. Io ho notato anche una cosa, che People's si sta muovendo come una grande famiglia, una famiglia che pensa a tutti i suoi componenti, perché state scegliendo sempre location e state gestendo tutta l'organizzazione proprio per favorire il concetto di poker come vacanza, come momento di svago, di aggregazione. Sì, stiamo cercando di creare una nuova forma di turismo, che è il turismo connesso al poker, un momento di aggregazione della famiglia e non di disaggregazione della famiglia, dove l'appassionato di poker non deve vivere in solitudine questa sua passione, ma deve condividerla con i propri cari. Quindi un circuito di poker che dà spazio alla cultura, all'arte, alla gastronomia, alle escursioni. Scegliamo location che consentono a tutti di trovare i propri interessi insieme al partner che è appassionato di poker. Questa cosa è bellissima, allora a questo punto colgo l'occasione e ricordiamo il prossimo appuntamento. Il prossimo appuntamento è a Malta nel mese di giugno, per poi fare un balzo a Las Vegas nel mese di luglio e ritornare di nuovo in Europa a settembre nella splendida cornice marina di Budva in Montenegro. Quindi nell'attesa di questo evento io continuo prendendo spunto dal tuo editoriale e ti faccio una domanda, diciamo più company profile se possiamo dire. Sempre dal tuo editoriale avete pubblicato una notizia fino a poco tempo fa confidenziale, che è il nuovo tavolo RFD. Sì, è stato presentato in via prototipale in occasione dell'Enada a Rimini. Ha superato tutta la fase di test molto complessa, è andato in produzione definitiva, contiamo di averne un numero sufficiente di tavoli per il prossimo evento a settembre in Montenegro, ma contiamo già a Malta di avere il tavolo finale completamente gestito con chip RFID e quindi daremo la possibilità di seguire il torneo da casa come se fosse un torneo live, con un conteggio ad ogni mano delle fiche, quindi maggiore entusiasmo, maggiore coinvolgimento degli amici da casa, maggiore interesse anche per il giocatore, che potrà sapere in tempo reale sui maxi schermi che installeremo in sala la sua posizione all'interno del torneo che si sta giocando, capire se è in average, over o under e in qualche modo
avere anche il sostegno di chi lo segue da casa, conoscendo la sua classifica, la sua posizione in classifica in tempo reale. Quindi andiamo verso un ulteriore upgrade del bellissimo sistema di comunicazione che sta facendo Peoples, già con il blog integrato, con la diretta streaming, con i crawl che passano, con tutte le informazioni. Andiamo verso quasi una similitudine tra il live e l'online, cioè potremo vedere in diretta quello che nei tornei online si vede, cioè average, stack, pot. Per noi il live e l'online non sono altro che due facce della stessa medaglia, che in qualche modo vivono in simbiosi. Le persone che giocano a poker sono le stesse e che vivono esperienze diverse online e live. Il nostro interesse, il nostro obiettivo è quello di rendere le due esperienze quanto più possibili simili, coinvolgenti e in qualche modo entusiasmanti. Da questo punto di vista il tavolo RFID colmerà un gap tipico del mondo live, che è quello di avere una sorta di oscurità nella classifica. Con questo tavolo colmeremo questo gap in maniera totale. Totale, innovativa e direi esclusiva. Fabrizio, io sempre due parole che ritrovo in Microgame, in te, nello staff, in tutta l'organizzazione. Tu hai usato i termini serietà e passione. È quello che state, e come state vivendo il poker, come ce lo state facendo vivere e come lo state comunicando. Questa serietà e passione da dove arriva? Nasce dalla volontà di fare qualcosa di diverso. La passione ti porta a sperimentare, ti porta ad innovare, ti porta ad essere curioso. Senza presunzione sono convinto che il mondo del poker in Italia senza di noi sarebbe stato sicuramente diverso. Sarebbe stato diverso perché sarebbe stato un mondo del poker colonizzato dalle poker room straniere, sia in termini di tecnologia, sia in termini di stile di gioco. Riteniamo di aver detto la nostra sul mercato del poker in Italia. Lo abbiamo fatto bene, lo abbiamo fatto male, siamo leader, siamo secondi, siamo primi, è abbastanza marginale. Ci interessa avere in qualche modo dato un'opportunità al mercato italiano di dire la sua anche nel mondo del poker. Beh, io penso che opportunità più grande di quella dimostrata dal Microgame, garantendosi unica società in Italia i diritti dell'utilizzo e dello sfruttamento del brand WSOP, no, insomma, quella è stata la consacrazione. Quindi per il poker avete fatto tantissimo, per il mondo del gioco avete fatto tantissimo, e l'augurio, ma lo sappiamo, che continuate a fare ancora tanto come siete capaci di fare. Beh, WSOP sicuramente è un riconoscimento importante al lavoro svolto in questi due anni, ma per noi, come ho avuto modo di dire più volte, rappresenta una grossa responsabilità. Un brand che ha oltre 40 anni di vita, che rappresenta la leggenda del poker a livello mondiale, il sogno di tutti gli appassionati di poker, essere affidato a noi per il mercato italiano è sicuramente un grosso impegno. Riteniamo che i nostri partner americani siano soddisfatti del lavoro finora svolto e contiamo di poter mettere in bella mostra il poker made in Italy a Las Vegas in occasione del prossimo WSOP. No, ce l'auguriamo anche noi e facciamo un arrivederci a Malta? Assolutamente, arrivederci a Malta, nella splendida cornice marina di Porto Maso, e speriamo che la stagione estiva si esprima al meglio. Sicuramente, quindi tutti con il costume, mi raccomando. Assolutamente. Ciao.